Come tu ben sai, la lubrificazione è fondamentale per il funzionamento dei nostri motori, perché oltre a lubrificare, l'olio ha anche il compito di andare a raffreddare. Proprio per questo motivo, la modifica che hanno applicato già ormai da diversi anni sui pistoni, soprattutto pistoni per motori turbo, è stata fatta e realizzata apposta per andare a aumentare la capacità di lubrificazione e di raffreddamento della parte interna del nostro pistone. Tu sai benissimo che il nostro pistone, quando entra in funzione, nella parte interna dove c'è presente l'olio, gli viene spruzzato tramite degli spruzzatori posti nella parte in fondo del monoblocco l'olio all'interno, come puoi vedere da qua, in questo punto sotto nel pistone, per andare a lubrificare il perno del pistone con la biella, ok? Così si può andare a lubrificare lo spinotto, ma anche a raffreddare nella parte interna la parte sotto del cielo e quindi anche tutto il pistone stesso. Dov'è la modifica? Come puoi vedere in questo, su questo pistone, la spalla dove entra il pistone è praticamente dello stesso distanza, della stessa forma, un taglio preciso dove il pistone si inserisce e viene tramite poi lo spinotto bloccato. Aspetta, quando entra, ok, viene bloccato e la biella si incastra qua dentro. Che cosa hanno fatto? Hanno realizzato una chiave di volta. Che cos'è? Sostanzialmente hanno questo spallamento, lo hanno tagliato a fetta di salame, come puoi vedere in quest'altro pistone, vedi? E hanno, eccolo qua, vedi che l'hanno aperta a fetta di salame, è molto più aperto. Questo perché? Perché intanto permette la lubrificazione superiore del pistone e conseguentemente anche una capacità di raffreddamento del pistone. Tant'è che questo pistone, come puoi vedere, è un pistone per motore aspirato e questo è un pistone per motore turbo che necessita una maggior lubrificazione e raffreddamento perché scalda molto di più. Cosa hanno fatto? Hanno tagliato a fetta di salame, in gergo tecnico si dice proprio tagliato a chiave di volta, questo punto qua andando a ridurre gli spallamenti. Lo so, molti pensano, ecco però si indebolisce. No, perché la massima spinta quando avviene la combustione qua è su questa parte del dello spinotto, nella parte superiore. Nella parte inferiore in realtà non c'è tutto quel carico, quindi qua andare a restringere lo spallamento è assolutamente vantaggioso, anche perché si riducono notevolmente i pesi. Ma oltre ad aver ridotto i pesi, il grande vantaggio è proprio quello di permettere una maggior fessura, quindi andare a aumentare le luci da dove l'olio può penetrare sul cielo, sulla parte interna del pistone, e andare a lubrificare e raffreddare lo spinotto stesso. Guarda la differenza. Su questo gli hanno dovuto fare i fori per andare a lubrificarlo, ma comunque le fessure di apertura sono ridotte rispetto a questo, che notevolmente, nonostante il pistone è più piccolo, ha comunque più aria dove l'olio può penetrare e andare a lubrificare e raffreddare pistone, scusami, biella, spinotto e cielo del pistone interno. Come puoi vedere, da qui si vede meglio, vedi? Praticamente la chiave di volta nell'attacco dello spinotto della biella permette la lubrificazione e il raffreddamento di tutto il pistone stesso. Per questo motivo molte case produttrici di pistoni stanno adoperando questa nuova lavorazione, appunto chiave di volta, per andare ad aumentare notevolmente la lubrificazione e la capacità di raffreddamento grazie alla maggior penetrazione di olio all'interno del pistone. Così il motore, soprattutto turbo, dove, come tu ben sai, i motori di nuova generazione, soprattutto quelli downsize, hanno temperature molto più elevate. Questo piccolo accorgimento farà tutta la differenza sull'avere un pistone maggiormente lubrificato, così da durarti decisamente di più. Bene, come sempre spero di esserti stato d'aiuto e perché no, like, condividi e come sempre ciao e al prossimo video. Ciao!